Buonasera, buonasera da Onda Regia. In primo piano subito la giostra d'Europa dei borghi più belli d'Italia. Resiste corteo, ma la gara è stata sospesa proprio a causa pioggia, il maltempo. Quindi si è abbattuto sulla manifestazione. Vediamo qual è la situazione nel nostro servizio. Spettacoli e emozioni per il corteo storico della giostra cavalleresca d'Europa, dei borghi più belli d'Italia, 250 con i costumi, 10 delegazioni europee di 8 nazioni. L'Europa è presente a Sulmona, spettacolo anche per i granatieri di Sardegna, applauditissimi. La pioggia non ferma il corteo, anche se le gare sono state sospese, sono nel tardo pomeriggio, il direttivo dovrà decidere se tenerle o meno in serata. Una giostra messa a dura prova dal maltempo. Intanto la Valle del Sagittario è alle prese con fulmini che hanno scatenato due roghi, uno sul Monte Genzana a Pettorano, l'altro a Cocullo, in azione Vigili del Fuoco, evacuata a Pettorano un'abitazione. Facciamo il punto nel nostro servizio. La Valle del Sagittario è alle prese con gli incendi dovuti al maltempo. A Monte Genzana, tra Pettorano sul Gizio e Valle Larga, è divampato un vasto rogo nel primo pomeriggio di oggi, innescato da un fulmine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona e L'Aquila e la protezione civile, che hanno contenuto le fiamme grazie anche alla pioggia incessante e battente. Un altro rogo, sempre scatenato da un fulmine, si è verificato in località Pietrafitta di Cocullo. Anche lì vigili del fuoco e protezione civile, non c'è stato bisogno dell'arrivo di un Canadair. Entrambi i fronti sono stati gestiti, monitorati dal Dipartimento regionale di protezione civile. Insomma, il maltempo estivo ha fatto sentire tutti i suoi effetti, causando anche danni. Sempre a Pettorano sul Gizio, in contrada San Nicola, è stata evacuata l'abitazione dopo un allagamento. Per la messa in sicurezza sono intervenuti i pompieri. E ora la cronaca: bimba di 9 mesi nasce morta, un problema al cordone ombelicale, così ha detto l'autopsia. La procura ha disposto una doppia perizia. Sentiamo i particolari al nostro servizio. Una problematica acuta agli annessi che legano il cordone al feto ha causato la morte fetale nell'ospedale dell'Annunziata di Sulmona. Lo ha stabilito l'anatomopatologo Cristian Dovidio, che ha effettuato ieri l'autopsia sulla bimba di 9 mesi nata morta. Il decesso è avvenuto con rapidità e con effetto strozzamento. Risale allo scorso mercoledì, quando una 32enne, che non aveva accusato problematiche di salute, si era recata nel reparto di ostetricia e ginecologia per l'ultimo tracciato preparto. Nel corso dei controlli medici avevano scoperto l'assenza del battito, facendo quindi la mala scoperta. Dovidio nei prossimi 60 giorni esaminerà l'intera documentazione per verificare se la gestione della gravidanza è avvenuta correttamente o si configurano imperizie mediche. La Procura della Repubblica, che sulla vicenda ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo la denuncia dei familiari della donna, nominerà tra un paio di settimane un ginecologo per approfondire il caso con una consulenza specifica. Il fascicolo per il momento è stato aperto contro ignoti. Sulla vicenda sta indagando il settore anticrimine del commissariato sulmonese, mentre i familiari della donna si sono affidati all'avvocato Katia Puglielli. E ancora la cronaca con auto e moto che si sono scontrate ieri sera sulla circonvallazione. Ferito un 71enne, si aggrava invece il bilancio del sinistro tra Anversa e Villalago. E di un ferito non grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri sulla circonvallazione orientale di Sulmona, a pochi metri dalla scalinata del ponte Capograssi. A scontrarsi una Toyota guidata da una donna che stava svoltando nell'area di sosta e una moto che procedeva verso la villa comunale e proveniva da Porta Napoli. In ospedale, trasportato con l'ambulanza del 118, è finito il 71enne che era in sella alla moto. Non ha perso conoscenza, anche se ha riportato qualche trauma. Le sue condizioni sarebbero comunque buone. Sulla dinamica del sinistro stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sulmona, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi di rito, ma anche per accertare eventuali responsabilità. Intanto si aggrava il bilancio del sinistro che si è verificato lo scorso 1 agosto nella strada che collega Anversa a Villalago. Due veicoli si erano scontrate. Il conducente di 84 anni è stato trasferito in queste ore nell'ospedale
all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, ferite gravi, 6 costole rotte emerse durante la diagnosi effettuata nell'ospedale di Sulmona, prognosi riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. Affitti e lavori non pagati per 120.000 euro, contenzioso tra il Comune di Sulmona e la ASL, azienda sanitaria messa in mora. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Il Comune di Sulmona mette in mora l'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila per i canoni non pagati e lavori non rimborsati. Il contenzioso tra i due enti, che potrebbe finire anche davanti al giudice, riguarda l'edificio di Via Marcante, l'ex Croce Rossa, dove in passato erano stati collocati i servizi del centro di salute mentale e del centro diurno. Sostanzialmente, secondo il Comune, la ASL non aveva pagato alcune mensilità per l'affitto dell'immobile e in più non aveva corrisposto le somme necessarie per i lavori di ripristino dello stato dei luoghi dell'edificio. Il credito vantato dal Comune ammonta a 120.000 euro circa. La Giunta Comunale nei giorni scorsi ha dato mandato all'avvocato dell'ente Valeria Palma di agire e tutelare gli interessi del comune, che aveva messo in mora l'azienda sanitaria lo scorso 28 maggio con una lettera finita negli uffici di via Saragat. La ASL dal canto suo ha nominato un legale per tentare un accordo transattivo, come risulta dalla deliberazione adottata dal manager Ferdinando Romano. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Ciao, ormai ci conosciamo, mi conoscete, sono Michela della ISE Impianti, partner Edison. Venite a trovarci nei nostri uffici per una valutazione gratuita delle vostre utenze luce e gas. Edison è a Sulmona, in via San Polo 18. Un paese ci vuole. Un paese vuol dire non essere soli. Sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti.
Dal latte più buono nascono i sapori autentici della tradizione. E sono proprio gli ingredienti semplici come il latte a regalare gusto alla tua giornata. Per i tuoi cari, metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Latte fresco pastorizzato alta qualità, Terra Antica. Il latte a chilometro zero. Gusto pieno, sapore genuino e tutta la qualità del latte prodotto nelle fattorie delle terre abruzzesi. Con Latte Terra Antica, i metodi di lavorazione d'una volta incontrano le tecnologie più all'avanguardia per garantirti sempre il meglio. Scegli Terra Antica, il latte alta qualità a chilometro zero delle terre d'Abruzzo. Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. L'ottica Ammazza l'Orso arricchisce il suo laboratorio di macchinari innovativi, capaci di mappare il comportamento visivo e di parametri biometrici di ogni singolo occhio, al fine di ottimizzarli grazie all'intelligenza artificiale. Ora è possibile avere lenti personalizzate prodotte sulla base di una precisa misurazione. Il laboratorio inoltre è dotato della strumentazione necessaria per riparazioni e montaggi degli occhiali grazie ad una mola automatica computerizzata che permette di ricavare la forma voluta del taglio delle lenti graduate e non. Occhiali pronti in mezz'ora, o nel corso della giornata, con lenti disponibili in magazzino. Vedere bene, per vivere bene. Ottica Ammazza l'Orso, corso Ovidio Sulmona. Da Gina Tendaggi potrete trovare le strabilianti novità della stagione 2024. Avrete la possibilità di realizzare sulla vostra tenda qualsiasi ricamo, addirittura identico ai vostri oggetti di arredamento, grazie al nostro nuovo macchinario professionale. Un'altra grande novità è rappresentata dalla tenda perfetta, con orientamento vedo-non vedo, che genera diversi gradi di luce e un passaggio libero. Oltre a questo, troverete la tenda Night and Day motorizzata che consente giochi di luce, ed una tenda sfumata moderna che renderà il vostro ambiente personalizzato, unico e meraviglioso. Da Gina Tendaggi troverete un'ampia scelta di tende da sole e zanzariere. Gina Tendaggi è sempre al servizio dei clienti ora sul nuovo sito e-commerce. www.ginatendaggi.it. Corri a trovarci. Siamo a Sulmona, in via San Polo 4. Seconda parte, ripartiamo dalla discarica Cogesta, sono stati ripristinati i ristori per Sulmona e Pacentro. Facciamo il punto nel servizio. C'è il via libera del Comitato del Controllo Analogo del Cogesta per il ripristino dei ristori ambientali della discarica di Noce Mattei per i comuni di Sulmona e Pacentro. Si tratta di 220.000 euro per il comune Ovidiano e 35.000 per quello Peligno che erano spariti dai bilanci della partecipata che si occupa della gestione dei servizi rifiuti il 21 ottobre 2023. La lunga battaglia politica ha portato ieri i sindaci del Controllo Analogo a votare la delibera che ripristina le somme di ristoro legate ai miasmi derivanti dall'impianto. L'amministratore unico ora
dovrà calibrare le risorse economiche da parte nostra. È arrivato un segnale politico chiaro che ha dato un indirizzo ben preciso, afferma il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero. Dalle parole ai fatti, guardiamo con vera gioia il ripristino del ristoro ambientale votato oggi in controllo analogo al Cogesa. Ci siamo subito impegnati anche in sinergia con Sulmona. Ora l'attenzione può spostarsi a livello ulteriore, impegnare finalmente il ristoro ambientale per opera a tutela della salute dei cittadini. Supremo interesse per la collettività, aggiunge il primo cittadino pacentrano Giuseppe Silvestri, rimarcando che quando si opera con dialogo e armonia i risultati arrivano. Un passo indietro ci sarebbe stato da parte di alcuni sindaci soci. I sindaci avrebbero aperto al ripristino dei ristori a patto che quei soldi vengano utilizzati per attività e interventi inerenti esclusivamente al sito della discarica di Noce Mattei. Lo scorso 24 luglio la vicenda era finita anche sul tavolo del difensore civico chiamato in causa da Di Piero, che aveva accolto l'appello del blog Casa di Vetro di Marco Alberico. Intanto la discarica del Cogesa resta monitorata dai tecnici dell'Arta Abruzzo, che lo scorso 9 luglio avevano posizionato un laboratorio mobile con due centraline per studiare la qualità e la solubilità dell'aria dopo l'incendio colposo dello scorso 18 giugno, che aveva interessato l'impianto del trattamento meccanico biologico della partecipata. I tecnici dell'Arta hanno fatto sapere al sindaco Gianfranco Di Piero che il responso arriverà entro il 31 agosto, dal momento che l'analisi dei campioni richiede un processo ben preciso. Tuttavia l'Arta potrebbe raddoppiare a Noce Mattei, nel senso che in base all'esito il monitoraggio potrebbe andare avanti con altre modalità. E ancora, l'Europa a Sulmona, ben 10 le delegazioni protagoniste di questa edizione, presentate e accolte questa mattina a Palazzo San Francesco. Scoprire insieme all'artista Alex Mirasol quello che è il palio della giostra cavalleresca d'Europa. Eccolo qua. E con una grande emozione e grande gioia che oggi celebriamo la Giostra Europea per la Pace, la 22esima edizione della Giostra Europea, da 2 anni intitolata Celestino V, per portare in Europa e nel mondo un messaggio di cui oggi si ha bisogno più che mai, quello della pace, di unione fra i popoli. Questa mattina abbiamo presentato qui in aula consiliare tutte le delegazioni che ci hanno onorato della loro presenza e che insieme a noi portano nel mondo questo messaggio importante che ha garantito alla Giostra Europea anche il patrocinio del Parlamento Europeo. Quest'anno presente la delegazione di Malta in onore della Presidente del Parlamento Europeo, insieme a tante altre delegazioni. Mi piace ricordare quella di Burghausen, di Zante, di Chitera, per la prima volta la Slovenia, abbiamo per la prima volta anche i francesi che ci hanno onorato con una piccola delegazione, ultimo presidio di Celestini in Francia, a Verdelet. Conserva il museo d'arte sacra in cui sono all'interno tutti gli ex voto, i paramenti liturgici dei Celestini. Verdelet è famosissima e ha una memoria storica legata a Celestino V, ci sono i due chiostri, la bellissima chiesa basilica di Verdelet, c'è il Calvario, c'è praticamente una vita che ci riguarda e ci interessa in modo particolare e soprattutto interessa Sulmona. Qui ho portato in rappresentanza del sindaco la conservatrice del Museo d'Arte Sacra, Severin Bor, che ha anche portato un bellissimo filmato in cui si sono fatte vedere le bellezze, le vigne, ma soprattutto la tomba di Toulouse-Lautrec, perché c'è il Castel Marromé, il Calvario, la Basilica e naturalmente c'è stata anche una bella presenza da parte di Bordeaux con un Académicien de France, di Francia, perché Bordeaux è anche la città che ha avuto il grande Papa Clemente V, che è anche il Papa che ha canonizzato Celestino V. Quindi è una città che è felice di essere qui, soprattutto per questo comune sentire e questo, diciamolo apertamente, comune, si dice, heritage, cioè questa eredità che naturalmente non può che far lustro all'Italia tutta e alla pace. Sì, come dice, la giostra europea è il futuro della città, perché così con la giostra europea che prende il nome di giostra europea della pace, il nome di Celestino V, può significare un punto di riferimento importante nell'Europa
nel mondo. Nel momento in cui è ricominciato il percorso delle guerre, abbiamo pensato che Sulmona potesse essere il centro della pace. Sulmona, che ha ospitato Celestino V, che è stato per un lunghissimo periodo, diventa riferimento importante per il futuro. E questo il viatico che abbiamo iniziato, la presenza delle città europee. Oggi abbiamo anche una presenza importante, una delegazione della Francia, dove Celestino V è stato, accompagnata dalla dottoressa Di Carlo Stefania, che è una celestiniana per eccellenza, è una latinista e quindi darà un apporto importante a questo progetto. Il tutto si colloca all'interno delle capitali italiane della pace, che già sono state attraversate: Isernia, Sulmona, e poi L'Aquila, Avezzano, Castel di Sancro, in un progetto che significa mettere a disposizione del mondo un tema fondamentale, la pace. È il momento giusto, speriamo di farcela, ce la faremo. Quest'anno un nutrito gruppo, sono 10 delegazioni provenienti da 8 nazioni europee, quindi penso che quest'anno abbiamo fatto veramente qualcosa di grande, perché portare 10 delegazioni, di cui 8 nazioni, a Sulmona per la Giostra Europa dedicata alla pace, veramente qualcosa, è uno sforzo notevole che l'associazione ha fatto per la città di Sulmona. Quindi vi aspettiamo oggi pomeriggio per le gare e speriamo che anche il tempo ci assista, perché sembrerebbe che qualche nuvoletta ci sia, però noi lo spirito è quello buono, andiamo sempre avanti e ogni anno cerchiamo sempre di migliorare. Avremo l'apertura del corteo grazie ai Granatieri di Sardegna, quindi questa è un'altra novità che abbiamo voluto mettere all'interno del corteo, e oltre alla sfilata faranno anche l'inno d'Italia e l'inno d'Europa. È stata un'occasione bellissima per un confronto tra queste varie municipalità, che sono ampiamente rappresentative di molte realtà europee, con la speranza di poter ulteriormente approfondire i rapporti, le relazioni, e anche con l'auspicio che la giostra cavalleresca d'Europa di quest'anno, dedicata al tema della pace nel nome di Celestino V, ecco, possa essere di auspicio affinché cessino gli eventi bellici che stanno funestando la geopolitica mondiale. Avanti con la raccolta di firme da parte della UIL per l'autonomia differenziata. Allora, siamo qui oggi per la raccolta firme per evitare la divisione dell'Italia, perché alla fine dopo l'unità d'Italia ci sono due date da ricordare: il marzo del 1861 e giugno 2024. Noi siamo qui per evitare che l'Abruzzo diventi di nuovo una regione del sud dove non si potrà più curare e nemmeno avere la possibilità di crescita, e evitare i contratti regionali. Sì, oggi firmiamo contro l'autonomia differenziata, una decisione del nostro governo che tanto darà problematiche, diciamo si tornerà indietro nel tempo, quindi tutti compatti per dire il nostro no e quindi il sì all'abrogazione dell'autonomia differenziata. Lutto a Castel di Sangro, a 72 anni si è spento il capogruppo di maggioranza, ma anche lo storico medico di base del paese, suo ricordo nel nostro servizio. Castel di Sangro è lutto, è venuto a mancare Vincenzo Frascone, storico medico di base, uomo che ha segnato profondamente la vita della comunità altosangrina. Frascone è morto all'età di 72 anni dopo aver combattuto con coraggio e dignità contro una grave malattia per circa un anno. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Nato a Pescasseroli, si era trasferito a Castel di Sangro negli anni 90, dove
aver completato gli studi in medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di Roma e le specializzazioni in ginecologia all'Università dell'Aquila. La sua carriera professionale ha avuto inizio a Scavi d'Abruzzo, ma a Castel di Sangro, dove si è stabilito con la famiglia, ha continuato a esercitare la medicina con dedizione e passione. È stato il medico storico del Castel di Sangro quando la squadra militava in Serie B, un ruolo che gli ha permesso di entrare nel cuore dei tifosi e degli sportivi. Ha inoltre ideato e realizzato il progetto della medicina di gruppo, una struttura innovativa che ha riunito i medici di base del capoluogo altosangrino, migliorando significativamente l'organizzazione e l'efficienza dei servizi sanitari locali. Nel corso della sua carriera Frascone ha ricoperto anche il ruolo di vice sindaco di Pescasseroli. Dopo 42 anni di servizio era andato in pensione nel maggio 2022. Attualmente era capogruppo di maggioranza nel Consiglio Comunale di Castel di Sangro. Ha lottato con grande dignità contro un male feroce che ha determinato un triste epilogo, commenta il sindaco Angelo Caruso. L'amministrazione si unisce al dolore della famiglia. Vincenzo, ti porteremo sempre nei nostri cuori. Ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. In attesa della notte bianca, Pratola si è preparata alle prove generali con Pratola sotto le stelle, una serata di musica, moda e danza organizzata dal Comune in collaborazione con il Comitato Festa Madonna della Libera. L'ottima conduzione di Roberto Ruggero e Cinzia Gargiulo ha aperto la serata alle sfilate di moda con abiti della boutique Acqua, gli accessori di Gardenia Store e i jeans Donte Fuller. Le coreografie e le performance di danza sono state curate da Mariella Carleo e Luigi Fortunato, mentre ai momenti canori hanno visto esibire Antonella Bucci, Federica Tollis, Davide Sette Vendemmie e Aurora Tesone. L'evento chiude ufficialmente l'anno delle attività del Comitato e, visto il successo di pubblico, si rinnoverà anche l'anno prossimo. Ma intanto appuntamento a sabato 3 agosto per la Notte Bianca. www.ondatv.tv per seguirci in tempo reale gli aggiornamenti della giostra cavalleresca e non solo. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon fine settimana, buona domenica.